Iniziamo subito ovviamente con l'oroscopo musicale. Oggi c'è un comico internazionale famosissimo. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Sempre sotto il segno del Capricorno, nel mese di gennaio nasceva un grande attore comico che faceva parte di una coppia, la coppia di attori comici più famosi del mondo. Nel 1892 nasceva ad Harlem Oliver Hardy. Oliver nacque in Georgia. La sua famiglia, di origini inglesi e scozzesi, a differenza di quella di Stan, non aveva mai avuto a che fare con il mondo dello spettacolo. Suo padre Oliver era un veterano della guerra civile, di professione avvocato. Sua mamma, Mary, era discendente di una famiglia della Virginia che arrivò nella Georgia attorno al 1635. Oliver da bambino non aveva molti interessi per la scuola, aveva però una bellissima voce e andava molto volentieri in teatro. La madre, che nel frattempo aveva aperto una catena di alberghi, pensò di iscriverlo al conservatorio, ma anche lì, seppur la sua bravura nel canto fosse evidente, Oliver non dimostrava interesse. Infatuato della nuova industria cinematografica, iniziò a convincersi che anche lui poteva entrare nel mondo delle comiche. Nel novembre del 1913 si sposò con Madeline Saloshin, la musicista che lo accompagnava al pianoforte. Nel 1914 Oliver si presentò alla Lubin Motion, dove grazie alla sua corporatura di 1,80 m di altezza e circa 120 kg di peso, ottenne varie parti nel tipico ruolo del grassone cattivo. La svolta giunse per Stanley Ollio con Duck Soup. Per la prima volta infatti recitarono come coppia. Seguirono altri cortometraggi e gradualmente i loro ruoli diventarono sempre più simili a quelli di un vero duo di comici. McCarey quindi scrisse il primo copione per il primo film in coppia di Stanley Ollio, girato nel giugno del 1927. Il titolo era The Second Hundred Years. La pellicola decretò finalmente il successo di Hardy come protagonista, dopo un decennio di lavoro come spalla, comparsa e antagonista in quasi 270 film. Creata quindi questa formidabile coppia di comici a livello mondiale, Stanley e Ollio iniziarono la loro produzione insieme alla fine del 1927, con capolavori della comicità quali La battaglia del secolo, Pranzo di gala, Musica classica, Gli uomini sposati devono andare a casa, Marinai a terra e veramente molti altri. Segnò il passaggio della coppia dal cinema muto al sonoro con Sotto Zero, La Sbornia, I Monelli, Un nuovo imbroglio e molti altri. Attori affiatatissimi e dai tempi comici eccezionali. Stanley e Ollio si stimavano moltissimo ed erano molto amici. Ma tutte le fonti e i diretti interessati hanno sempre dichiarato che fuori dagli studios ognuno aveva la propria vita privata. Raramente si incontravano fuori dal set, forse ogni tanto per una cena con le mogli oppure per una battuta di pesca. Visitarono anche l'Italia, dove furono accolti con grande entusiasmo, tanto che, secondo alcune fonti, anche Papa Pio XII volle incontrarli in privato e nel giugno del 1950, durante uno spettacolo teatrale tenutosi a Villa Aldobrandini a Roma, Hardy conobbe finalmente di persona il suo doppiatore italiano, il giovane attore di nome Alberto Sordi.
Staglie e Oglio tornarono quindi in Europa per girare il loro ultimo film, Atollo K, che si rivelò purtroppo un flop. A fianco dei due attori avrebbe dovuto recitare anche il grande Totò, che però, poco prima dell'avvio delle riprese, aveva firmato un contratto con un'altra compagnia cinematografica. Darà forfè anche un altro comico previsto nel cast del film, il francese Fernandel. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale, vi auguro un buon fine settimana, ci vediamo tutti quanti lunedì prossimo. Un abbraccio da me, Silvia Pagni. Ciao!